Eccomi qui di nuovo con voi. Nuova domanda. È l'infiammazione il grande nemico? Di che si tratta esattamente? E come si evita? Beh, evitare è una parola un po' grossa, diciamo, come si riduce l'infiammazione? Beh, dipende. L'infiammazione, a dire la verità, è un processo importantissimo. Se non avessimo... Se non fossimo in grado di montare una risposta infiammatoria, probabilmente moriremo ogni qualvolta un virus o un batterio aggredisce il nostro organismo. Grazie proprio a questa risposta immunitaria infiammatoria che siamo in grado di rispondere, cioè fondamentalmente abbiamo questi soldatini che sono le nostre cellule bianche, i neutrofili, i linfociti, i monociti, che pattugliano il nostro organismo, e quando fondamentalmente incontrano un organismo estraneo, patologico, patogeno, perché siamo circondati da batteri amici, ma ci sono dei batteri o dei virus che sono dei nemici, e quando questi soldatini, queste cellule bianche le riconoscono, iniziano a montare una risposta, come una guerra fondamentalmente, c'è un aumento del numero, c'è cioè una proliferazione di queste cellule bianche che producono una serie di molecole chiamate citochine proinfiammatorie che servono per uccidere questi agenti, questi microrganismi patogeni. Una volta che l'organismo è riuscito a eliminare questi nemici, questi batteri patogeni, la risposta immunitaria ed infiammatoria torna a essere normale, a spegnersi. E questo è un meccanismo fantastico. Il problema è che abbiamo scoperto che le persone obese, soprattutto quelle che hanno obesità addominale, cioè hanno la pancetta o la panciona, dipende, ed è ormai una tristemente una cosa pazzesca, cioè non è soltanto nei grossi obesi, non è che soltanto i grossi obesi sono infiammati ed hanno tutte quelle alterazioni che promuovono tumori, malattie cardiovascolari, demenze di cui parlerò nelle prossime lezioni, ma è sufficiente avere delle gambette un pochettino scheletriche con poca massa muscolare e ad avere un po' di pancia, e ne vediamo tanti in spiaggia, appena finita l'estate, ma immagino che avrete, sulle spiagge avrete osservato quanti persone, anche giovani, donne, ragazzi, bambini, con la pancia, le gambe secche, ipotrofiche, la pancia. Queste persone fondamentalmente hanno lo stesso rischio di un grosso obeso di avere infiammazione. Cosa succede? Succede che questo grasso eccessivo a livello addominale produce delle molecole infiammatorie in maniera cronica, costante, perché questo grasso eccessivo, questo accumulo eccessivo, quando noi mangiamo di più di quello che consumiamo, questo grasso viene depositato, questa extra energia viene depositata sotto forma di grasso e di trigliceridi in queste cellule specializzate che sono gli adipociti, le cellule grasse, e alcune di queste poi esplodono, muoiono, arrivano le cellule immunitarie per cercare di limitare il danno e in realtà producono una marea di citochine proinfiammatorie e aumentano l'infiammazione. E qual è il problema? Il problema è che l'infiammazione, queste citochine proinfiammatorie, sono uno dei fattori importanti nello sviluppo di tutte le patologie che conosciamo. L'infiammazione gioca un ruolo importante nello sviluppo della malattia cardiovascolare, dell'infarto, dell'ictus, della demenza, del diabete, di molte forme di cancro, dell'invecchiamento, della sarcopenia, dell'osteoporosi. Quindi non dobbiamo essere infiammati e per ridurre l'infiammazione bisogna dimagrire, cioè bisogna ridurre la circonferenza vita.
Se avete una circonferenza vita aumentata, sicuramente avete dei livelli elevati, anche se sono nei limiti della norma, però quando facciamo il laboratorio, nel mio laboratorio, come negli altri laboratori, la misurazione con una mole, con delle, 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 degli asse, non so se non mi viene la parola in inglese, sono dei kit specializzati che misurano per esempio la proteina C-reattiva super sensitiva, non quella che misurano in ospedale. Ci sono dei kit che misurano dei livelli molto più bassi, molto più sensibili della proteina C-reattiva e di altre citochine proinfiammatorie, vengono chiamate high sensitive interleukin 6, high sensitive TNF-alfa, high sensitive C-reactive protein. Vediamo che anche nelle persone che sono fondamentalmente hanno un po' di pancetta, non sono dei grossi obesi, i livelli di infiammazione sono più alti. E quando perdono peso, l'abbiamo dimostrato recentemente, per esempio, in una pubblicazione molto importante, anche delle persone giovani, un po' in sovrappeso, non tanto, pochino in sovrappeso, quando perdono peso con la restrizione calorica, hanno una riduzione significativa e importante della proteina C-reattiva, del TNF-alfa, che è una citochina proinfiammatoria. Quindi il messaggio è: dobbiamo mantenere la circonferenza vita piatta. L'addome deve essere piatto, o perlomeno dobbiamo tendere verso quel risultato. Quindi ogni volta, più che controllare il peso, misuratevi la circonferenza vita. Se la circonferenza vita cala, l'infiammazione sta calando. Questo è il messaggio positivo. Dovete essere felici quando notate una riduzione della circonferenza vita, quando notate che i vestiti vi vanno larghi e dovete ridurre una, due taglie, state facendo del bene a voi stessi. E mi raccomando, lo stesso vale per i bambini, ci sono un sacco di bambini obesi, voi non vi rendete conto il danno che state causando ai vostri bambini, che li iperalimentate, non gli fate fare attività fisica, la salute, come aumentate drasticamente il loro rischio di ammalarsi e di vivere una vita molto più breve. Quindi mi raccomando, se dovete farlo per voi stessi, imparate a cucinare, a mangiare in maniera corretta, a fare attività fisica per i vostri figli se li volete bene. Non comprategli giocattoli, PlayStations, ma educatevi ed educatoli per evitare che si ammalino, che vivano una vita di stenti e di dolore e di farmaci e chirurgia. L'altro argomento velocemente di cui volevo parlare, che è importantissimo, è il discorso dei cibi antinfiammatori, che va molto di moda. Ci sono un sacco di guru nazionali e internazionali che parlano di cibi antinfiammatori o proinfiammatori. La carne è un cibo proinfiammatorio, i cereali, i raffinati, le farine 00 sono delle sostanze tossiche proinfiammatorie, invece i cereali integrali, i legumi sono antinfiammatori. È vero? Qual è l'evidenza scientifica? Purtroppo l'evidenza scientifica di queste persone, alcuni sono anche degli scienziati, che affermano, o meglio dei ricercatori, degli epidemiologi, non degli scienziati, che affermano questa capacità di alcuni cibi di essere antinfiammatori e proinfiammatori, si basano su evidenze puramente epidemiologiche. Cioè, epidemiologiche significa che sono degli studi di associazione. Tu prendi delle persone, li misuri, gli chiedi cosa hanno mangiato nell'ultimo anno, quindi loro ti raccontano cosa consumano abitualmente, e già lì capirete insomma la debolezza di questo tipo di approccio. E poi si osserva, ad esempio, si misura la proteina C-reattiva e si vede che le persone che consumano alcuni cibi hanno una proteina C-reattiva più bassa e alcuni che consumano altri cibi hanno una proteina C-reattiva più alta, quindi sono più infiammati. Ma in realtà è un'associazione. Potrebbe, o meglio, è che le persone che consumano alcuni cibi sono più magre
o perdono peso con questi cibi e quindi hanno una proteina C-reattiva più bassa. Per dimostrare questa mia ipotesi, ho disegnato uno studio che ho recentemente concluso, uno studio non epidemiologico, ma uno studio di intervento in cui abbiamo randomizzato delle persone in sovrappeso a consumare per 2 mesi una dieta ricchissima di questi cibi che dovrebbero avere questa capacità antinfiammatoria intrinseca, o l'altro gruppo continuava a mangiare una tipica dieta americana. Questa dieta praticamente era una dieta che non solo la prescrivevamo, ma gli fornivamo il cibo, cioè la nostra cucina metabolica preparava la colazione, il pranzo e la cena che gli fornivamo giornalmente, o meglio, ogni 2 giorni venivano a prendersi il cibo, si mettevano in frigorifero, ed era ricchissima appunto di cereali integrali, legumi, verdure, c'era del pesce. La carne rossa era completamente bandita, insomma tutto quello che gli epidemiologi dicono essere pro-infiammatorio era bandito, quello che gli epidemiologi sostengono essere antinfiammatorio era promosso. La novità, quello che abbiamo fatto per la prima volta, perlomeno per quel che ne so, è di impedire che le persone su questa dieta, diciamo simil mediterranea, ricca di cibi antinfiammatori, ipoteticamente antinfiammatori, perdessero peso. Quindi, siccome perdevano peso, paradossalmente, cioè paradossalmente, fantasticamente, perdevano peso anche se non dovevano contare le calorie, probabilmente per l'altissimo contenuto di fibre di questo tipo di dieta, li abbiamo rialimentati in maniera da mantenere il peso costante. Se pesavano 80 kg all'inizio dello studio, devono pesare 80 kg dopo i 2 mesi di intervento. Stiamo ancora elaborando i dati, ma vi posso già dire che non vediamo nessuna riduzione della proteina C-reattiva o di TNF-alfa. Quindi non esistono cibi antinfiammatori intrinseci. Quindi chi lo dice sta dicendo una falsità basata su dati parziali epidemiologici di associazione che quindi non può e che quindi non gli permettono di fare un'affermazione di questo genere. Sappiamo poi, perché dopo questi 2 mesi gli abbiamo chiesto di mangiare 5 giorni a settimana sempre questa dieta simil mediterranea ricca di fibre, e per 2 giorni fare del digiuno a base di verdure, quindi hanno perso peso. E quando hanno perso peso, la proteina C-reattiva si è abbassata. Quindi cosa significa? Significa che non esistono di per sé cibi antinfiammatori o proinfiammatori, o perlomeno la potenza di questi cibi non è tale da controbilanciare la potenza della perdita di peso o dell'incremento ponderale, o meglio della circonferenza vita. Quindi il messaggio è: prima di tutto controllate il bilancio energetico e cercate di ridurre la circonferenza vita e di portare l'addome ad essere piatto o perlomeno verso quel target. È chiaro che per poterlo fare questo bisogna mangiare una dieta ad alto contenuto qualitativo, perché è vero che una persona può ridurre l'introito calorico mangiando il 50% di cibo raffinato, processato e spazzatura, ma questo è insostenibile per 2 motivi. Uno, perché è una dieta noiosissima e le porzioni sono talmente piccole che alla fine una persona ha fame. Mentre una dieta ricca di fibre, di verdure, come consumano le persone che io seguo e io stesso, fondamentalmente causa sazietà. E poi perché una dieta fatta di cibi raffinati e processati, soprattutto al 50%, causa malnutrizione, perché non è impossibile avere tutte le vitamine, sali minerali e fitocomposti necessari per la salute. E quindi è gioco forza che
che per poter fare, per poter controllare l'apporto calorico senza ammalarsi, bisogna selezionare dei cibi di un certo tipo che poi vi spiegherò. È necessario, è assoluto, ma un conto è dire che esistono dei cibi antinfiammatori o proinfiammatori e un conto invece dire che l'effetto antinfiammatorio è legato alla circonferenza vita e quindi all'accumulo di grasso, per la stragrande maggioranza, poi probabilmente ci sarà un piccolo effetto antinfiammatorio di qualche cibo, ma non è predominante, lo studio che ho appena completato lo dimostra chiaramente. Quindi spero di essere stato abbastanza chiaro su questo argomento dell'infiammazione e su quanto sia importante e su quanto possiamo agire per ridurla in maniera da ridurre il rischio di sviluppare, di promuovere tante di queste malattie tipiche dei nostri giorni.